Maurizio Crozza, ciao fratello, buonasera, come stai? Ciao, ci fratello Fabio. Ehi, ciao Fabio. Fabio, no, buon anno a tutti. Anche a te. Ma anche alla tu. Gente in studio, alla gente Grazie. A casa, buon anno a tutti. Anche, Fabio. Anche tu con i sacchetti dell'ortofrutta. E certo che c'ho i sacchetti, 2 centesimi a sacchetto nei supermercati. Sono pazzi, Fabio. Ma cosa ridi, Fabio? Tu sei di Savona, io sono di Genova. Ho capito, però. Ma noi Liguri, Fabio, noi Liguri, il riciclaggio ce l'abbiamo nel DNA. Siamo già riciclati noi, certo. È vero. Bravo, bisogna abolire la plastica. E va bene, sono d'accordo. Certo. Fate come noi Liguri. Questo sacchetto qui ce l'ho dal 1982. Me l'hanno dato al supermercato quando c'era ancora Pertini. Questo qui, te lo ricordi, la Carrà che ballava il tucca tucca? Ce l'ho da quei tempi lì. Io non glieli do. Io non glieli do i 2 centesimi ai supermercati. Piuttosto mangio la verdura al bancone, bruco la verza dagli scaffali. Mi peso prima di entrare e poi alle casse tolgo la tara e pago solo il mangiato. Fabio, allora calma. Sì, dai. Sono aumentati, non Fabio. Non scherziamo. No, seriamente. Seriamente. Sono aumentati i sacchetti. Sì. Il gas. Sì. La luce. Sì. L'acqua. Sì. Le autostrade. Ieri sono venuto a Milano da Genova. Sì. E al casello per pagare il pedaggio gli ho lasciato una ruota. Continua, Fabio, ad aumentare tutto. Sì. E contemporaneamente ci promettono che taglieranno le tasse. Le cose stanno insieme. È vero, Fabio? Per forza. Sembra un gioco di prestigio, sai quelli che faceva Silva? Solo che il coniglio, invece di uscire dal cilindro, ti entra nel culo. No! Capito? Cosa dici? No! No, Fabio, scusami, ma non volevo dire cilindro. No, ma... Credi, Fabio, te lo giuro, e dai, ti prego, no, veramente, fammelo dire, cioè, in qualche modo. L'hai detto. Esatto, no, ma è che è iniziata la campagna elettorale. Sì. Sono tutti impegnati a cercare una tassa da tagliare, si è sa. Vero o no? È normale. Sempre. L'hai visto, Berlusconi lo sappiamo, no? Sì. Io voglio abolire il bollo alto e aumentare le pensioni ai vecchietti. E mettere l'aliquota unica alle tasse e poi mi impegno fin da subito a regalare a tutti gli italiani 1 milione di sacchetti per la verdura con le patate e gli avogadi già dentro, che fidatevi di me, se vi piace tanto la patata poi l'avocado vi serve. No, però ora io voglio dire, Fabio. Mauro. Fabio, oh. però. Berlusconi, quante promesse ha fatto Berlusconi? Vabbè, ma... Però quante in questi anni ne ha fatte? Agli italiani, alle italiane, alle brasiliane, alle marocchine. Ha fatto un sacco di promesse. Però è sempre stato coerente, Fabio. Il format delle promesse è suo. È vero o no? Sono gli altri che tentano di scimmiottarlo male. Prendi Renzi. Che è successo? Renzi ha detto che vuole abolire il canone Rai. Lui che quando governava l'ha messo nella bolletta della luce. Non cercare la carenza di coerenza con Renzi, ma accarezza la certezza della crudezza del coniglio di qui sopra. Lo so, non fa rima, ma fa male. Fabio. Sono le elezioni, Maurizio, si Fabio, sa. Fabio. Sono tutti lì a cercare una tassa da tagliare. Una qualsiasi, non importa quale. Basta che faccia effetto. Ma dai, Fabio, l'hai visto Piero Grassio? Piero Grasso, leader di Liberi Uguali, ha promesso di tagliare le tasse universitarie. Ma gli studenti meno abbienti sono già esonerati dalle tasse universitarie. Una proposta così agevolerebbe solo i figli dei ricchi.
E allora io dico, aboliamo i figli dei ricchi. No. Non si può. Non si può. E allora aboliamo i figli tutti. Non si può. E allora lo vedete che era meglio Pisa Pia, porca puttana. Fabio, guarda, l'unica che sarebbe contenta di abolire le tasse universitarie forse è il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli. Sì, sì. Perché magari questa è la volta che potrebbe laurearsi anche lei. Dai! Ma no, fuori corso, ma c'è gratis. Non so se l'hai vista la Fedeli, Fabio, prima di Natale. Sì. Ha un convegno a Roma. Sì, ho visto, ho visto. Ha un convegno a Roma sull'alternanza scuola-lavoro. Stai bene così? Ma Fabio, è riuscita a dire... più migliori. Vabbè, ma sono svizzero. Ora, più migliori, io la parrucchetta me la sono messa. Ok, ho la parrucchetta da diplomata. Sì. Puoi chiedere alla ministra Fedeli come mai ha fatto uno strafalcione simile? Vai. Sì, va bene, volentieri. Allora, ministro Fedeli, buonasera. Come mai... riesco a dirle di chiamarmi ministra? O le sembra più troppo complicato? No, mi scusi, ministra. Va bene, ministra. Si dice troppo, però, senza il più. Troppo senza il più. E dice che è più peggio? Sì. Sì, va bene, è più peggio. Comunque, cosa ne pensa della proposta di Grasso? Guardi, a me mi piace proprio. A me piace. E allora siamo in due. No, no, no. Vabbè. Posso dirle, riesco a dirle... Sì. Riesco a dirle... Che questa proposta di Grasso mi sembra la più migliore. Si dice migliore, perché continua a dire più migliore, scusi? Uso il termine più migliore come avverbio di modo migliorativo. Ma non esiste, non c'è. Mi scusi, stato da luogo. Ma no, ma non c'è. Preposizione articolata singolare. Ma in che senso singolare? Non è forse singolare che io fossi ministra? Fabio! Fabio, ehi. No, ti dicevo, e finisco, poi me ne vado. Ma perché te ne vai? No, dimmi. Ma no, te ne vado perché ho finito il pezzo. Fabio, ma senta, no, sono in chiusura. No, perché ho parlato di tutti, perché tutti promettono di tagliare qualcosa, no? Anche i 5 Stelle, no? Sì, i periodi elettorali sono questi. Solo che i 5 Stelle, non sapendo bene che puttanata tirare fuori dopo le vacanze, oggi hanno chiesto che tu e Vespa non andiate in onda in campagna elettorale. Ricapitolando. I 5 Stelle non vogliono tagliare il bollo auto, non vogliono tagliare l'IMU, loro vogliono tagliare solo te. Che cazzo devo dire, Fabio? Ti considerano una tassa. Ciao! Ciao Mauri, grazie! Grazie.